corso di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza vanta antiche e nobili tradizioni che si coniugano però perfettamente con l'innovazione dell'offerta didattica. Si tratta di una didattica infatti attenta ai più attuali indirizzi di studio, come ad esempio quelli comunitari e internazionali, e anche in linea con la nuova figura di giurista richiesta dal mercato del lavoro. Il livello di eccellenza che il corso ha mantenuto nel tempo è confermato oggi dai numerosissimi laureati che riescono a vincere concorsi nazionali prestigiosi come quelli in magistratura, notariato, prefettura e carriera diplomatica, collocandosi ai primi posti nelle graduatorie nazionali. La propria formazione a Messina può essere implementata frequentando la scuola di specializzazione per le professioni legali, numerosi master, dottorati, corsi di perfezionamento e inoltre il prestigioso corso di diritto privato europeo presso la cattedra Joan Monnet. Notevole supporto alla didattica proviene dalla fornitissima biblioteca centralizzata fondata nel 1924 ma oggi modernizzata e informatizzata. Il corso di laurea magistrale Relazioni Internazionali e Studi Europei LM52-LM90 è un corso interclasse di impianto multidisciplinare orientato all'approfondimento della struttura e del funzionamento del sistema globale internazionale e del sistema europeo. Le due classi di laurea di cui si compone il corso sono Relazioni Internazionali e Studi Europei. Le discipline da affrontare riguardano principalmente le coordinate storiche, i profili giuridici e la dimensione economico-sociale delle relazioni tra Stati sovrani, in un contesto nel quale la globalizzazione è divenuta la chiave dominante di lettura dell'attuale società. Lo sbocco professionale elettivo del corso di laurea in relazioni internazionali, classe di laurea LM52, e l'inserimento nei ruoli della diplomazia o delle organizzazioni internazionali. I laureati del corso di laurea e studi europei, classe di laurea LM90, potrebbero privilegiare lo sbocco lavorativo nelle istituzioni comunitarie o negli uffici di consulenza europea. Ulteriori sbocchi occupazionali dei laureati in entrambi le classi di laurea sono costituite dall'attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni del terzo settore che perseguono interessi internazionalistici ed europeistici, come ad esempio la tutela politica e diplomatica delle minoranze e dei diritti umani e la cooperazione con i governi dei paesi in via di sviluppo.